Cari amici e care amiche del canale YouTube Fratelli e Sorelle, benvenuti o benvenute all'interno di questo nuovo video. Oggi ci immergeremo nel significato profondo della Quaresima, un tempo sacro di riflessione e di preparazione spirituale. Metti mi piace a questo video, iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella delle notifiche per essere aggiornato o aggiornata sui nuovi video che pubblicheremo all'interno del nostro canale. Le origini della Quaresima. La Quaresima ha radici antiche, risalenti ai primi secoli del cristianesimo. Era un periodo di 40 giorni, dedicato al digiuno in preparazione alla Pasqua, commemorando i 40 giorni di digiuno di Gesù nel deserto. Il significato della rinuncia. La pratica della rinuncia durante la Quaresima non è solo un atto di autocontrollo, ma un simbolo di sacrificio e di purificazione spirituale. Ci invita a riflettere su cosa sia veramente essenziale nelle nostre vite e a rinunciare a ciò che ci allontana da Dio e dai nostri valori più profondi. Il cammino di conversione. La Quaresima è anche un tempo di conversione interiore. Ci incoraggia a esaminare le nostre vite, a pentirci dei nostri peccati e a impegnarci in un cammino di crescita spirituale. Carità e solidarietà. In questo tempo di Quaresima riflettiamo anche sul nostro impegno verso gli altri. La carità e la solidarietà sono parte integrante della nostra fede e questo periodo ci offre l'opportunità di praticare queste virtù in modo più intenso. La speranza della Pasqua. La Quaresima ci prepara alla gioia della Pasqua, ovvero la risurrezione di Cristo. È il culmine della nostra fede, che ci ricorda che nonostante le prove e le tribolazioni, c'è sempre speranza e nuova vita in Cristo. Dunque, la Quaresima è molto più di un periodo di rinuncia. È un tempo di riflessione, di conversione, di carità e di speranza. Ci invita a preparare i nostri cuori per accogliere la risurrezione di Cristo con gioia e gratitudine. Vorrei incoraggiarti a riflettere su ciò a cui potresti essere disposto o disposta a rinunciare durante questo periodo speciale. Forse è un cattivo comportamento, un'abitudine dannosa o semplicemente qualcosa che ti distoglie dalla tua relazione con Dio. Condividi con noi nei commenti a cosa sei disposto a rinunciare e come intendi vivere questo periodo di Quaresima. Grazie per esserti unito a noi in questo viaggio spirituale. Iscriviti al nostro canale per altri contenuti spirituali ispiratori. Che la pace e la grazia di Dio siano sempre con tutti voi.